Buonasera a tutti, bentornati qui sul mio canale 1936 solo io. Oggi amichevole del Pescara a Città Sant'Angelo contro l'Angolana. Il Pescara ha vinto 4-4-0. Questa è l'ultima amichevole disputata dal Pescara prima che ci sia il primo impegno ufficiale domenica all'Adriatico in Coppa Italia contro il Pordenone. Partita che è servita per far immagazzinare ragazzi ancora minutaggio nelle gambe. Squadra scesa in campo sotto i dettami di Pillon. Ci sono stati alcuni giocatori che hanno riposato mentre altri hanno giocato. I gol sono stati segnati da Mancuso, Memusciai, Cocco e Monachello. Quindi ve li ho detti non in ordine cronologico. Mi pare il primo gol Monachello, poi raddoppio di Mancuso, terzo gol di Memusciai e poi nel secondo tempo il gol di Cocco, che anche oggi a quanto pare si è messo in mostra segnando l'ennesimo gol in questo precampionato. Io continuo a ripetere, credo in Cocco. Quest'anno è l'anno di Andrea Cocco. Non lo so, dopo 3 anni molto sfortunati, io credo che quest'anno Andrea possa tornare ad essere forse quello che ci aspettavamo che dovesse essere quando l'abbiamo comprato dal Vicenza. La nota più positiva però, ragazzi, innanzitutto, caro Luca, non so se mi stai vedendo, Luca mio amico, ti avevo promesso che oggi avrei fatto il video del cappellino verde del Mojo Knight l'altra sera al Pepito. Mi hai detto il prossimo video fammi il video del cappellino verde, eccolo qua, sta qui, vedi, Mojito, quindi io mantengo sempre promesse. Dicevo, ragazzi, la nota più positiva che mi ha sorpreso tantissimo è il leggere il tabellino e rendermi conto che nel secondo tempo è entrato un certo Marco Sansovini. Allora, ragazzi, Marco Sansovini, per me, lo vedete qui dietro, maglia di Marco Sansovini, Team Cup 2015-16, regalata da Marco, riportatami da Torino, Torino-Pescara, partita che abbiamo perso lì a Torino. Questa è una maglia che c'ho in cornice da qua e non si tocca assolutamente. Mio ricordo, un regalo dato personalmente da Marco, quindi rimarrà sempre qui con me. Comunque, siccome l'altro giorno ho pubblicato nella mia pagina, sul mio profilo Instagram, Facebook, nella pagina Pescaresi Convinti, ricordo a tutti, vi lascio sempre il link qui sotto in descrizione, mi raccomando, pollice in su se il video vi piace, sostenetemi, supportatemi, iscrivetevi al canale se ancora l'avete fatto. La Sebastianite non va mai via, secondo me fino a quando Sebastianite ne va dallo Pescara, a me la tosse non se ne va, è più forte di me. Comunque, ragazzi, vi stavo dicendo, la nota più positiva, Sansovini. L'altro giorno avevo pubblicato il ritorno, o perlomeno Marco che era tornato a allenarsi con la squadra, non so se col gruppo col gruppo ufficiale oppure se nel gruppo dei fuori rosa, questo non lo so. Comunque, oggi è tornato in campo a letto con l'apoteosi dei tifosi pochi che erano a vedere l'amichevole. Cioè, io, per me Sansovini è tutto, è leggere qualcuno che dice a 38 anni qualcuno deve appendere scarpa al chiodo, a 38 anni uno non ce la fa più, la serie B sa da correre, quella. La mia risposta ve la faccio in questo modo, guarda, ve lo faccio vedere, senza parlare, guardate e ammirate. Serie C, 2009-2010, l'anno di Verona. Serie B, 2010-2011, Di Francesco in panchina. Serie C, 2007-2008, Lerda, Franco Lerda in panchina. Tutte maglie autografate, guardate, non sto scherzando. Serie B, 2000,
11-2012, Serie B di Zeman. Eccola qui. Guardate. Serie C 2007-2008, sempre l'anno di soglia, eccolo qui. Questo invece, ragazzi, è la serie B. Questa, ragazzi, è la serie B 2014-2015, era l'anno di Mbauroni. Non lo nomino per nome perché porta sfiga. Eccolo qui, la maglia. Serie B 2011-2012, quella di Zeman. Eccola qua. Questa è quella della Coppa Italia. Scusami, mi sono confuso. Questa è quella del campionato. Coppa Italia 2015-2016. Questa è la maglia che mi ha regalato Marco. Ecco la patch per chi non ci crede. Team Cup. Eccola qua, Serie B 2014-15, sempre l'anno di Bauroni, Marco Sansovini, sempre lo stesso anno. Eccola qui. No, questa è Serie B 2015-16, non l'anno di Oddo. Eccola qui. Non scambiamo. Questa è una maglia particolare. Frosinone Pescara, famosa partita giocata con le maglie di allenamento, numeri del Frosinone. Pure questa sono riuscito a prendere. Stagione 14-15. Eccola qui, firmata, e il numero del Frosinone dorato. Serie B 2011-12, Zeman. Ecco qui, Sansovini. Serie B 2014-15, sempre l'anno di Bauroni, sempre autografata la maglia. Serie C 2007-2008, S di soglia, vedete? Numero 9. Serie B, anche questa maglia molto rara, ragazzi. 2010-11, eccola qui. Vedete? Serie B, sempre 2010-2011, inizio anno questa, eh? Eccola qui. Questo girone di ritorno. Come vedete? Eccola qui. E sempre Serie B 2015-16, l'anno di Oddo. Allora, per quelli che si sono permessi di dire a 38 anni deve appendere le scarpette al chiodo, non si chiude, ma che stai a dire? Marco Sansovini non si discute. Manca 75 anni si discute Marco Sansovini, perché a 38 anni è ancora un giocatore sano, integro, non ha subito infortuni gravi negli ultimi anni. Quando gioca con la maglietta del Pescara si trasforma perché lui i colori biancazzurri ce l'ha tatuati sulla pelle, anche se non si vede. Lui, il suo cuore è biancazzurro e tatuato, quindi quando va in campo dà tutto se stesso. E anche se ha 38 anni, ricordatevi che nello spogliatoio uno come lui conta, conta. Conta anche più di un certo Ugo Campagnaro. Quindi, quando parlate di Marco Sansovini, sciacquatevi la bocca e ricordatevi che questo signore qua, che vi ho fatto vedere tutta la storia delle maglie del Pescara di Sansovini, sono tutte le maglie di Sansovini quando ha giocato al Pescara. Ricordatevi che ha fatto la storia del Pescara. È il terzo miglior cannoniere di tutta la storia del Pescara. Quindi, cari signori, quando parlate di Marco Sansovini, abbiate un po' più di rispetto, anche a 38 anni, perché sicuramente è meglio un Sansovini a 38 anni che non un
un giocatore fracico a 30 o svogliato che non si impegna. Perché Marco ogni volta che ha indossato quelle maglie le ha onorate, sempre e comunque. E ora invito tutti quanti, facciamoci sentire al nostro presidente Sebastiani, facciamoci sentire, io invito tutti quanti, lancio l'hashtag. Sansovini con noi, ragazzi, hashtag Sansovini con noi, mettiamo anche l'hashtag Pescara Calcio, Pescara 1936, quello che volete. Ognuno, ogni tifoso che vuole che Sansovini rimanga al Pescara e faccia parte, giochi quest'ultimo anno che potrebbe essere l'ultimo della sua carriera e fargli finire la carriera con la maglia bianca-azzurra, perché noi un Sansovini lo vogliamo, noi tifosi lo vogliamo. Sansovini non doveva essere mai ceduto. Mai è stato fatto l'errore quando siamo andati in Serie A 6 anni fa con Zeman di darlo via poi allo Spezia. L'abbiamo ripreso, il secondo errore è stato quello di mandarlo via un'altra volta poi alla Cremonese e poi lo abbiamo dato in giro al Teramo e alla Fermana in prestito. Ora che è in rosa, cioè che è a Pescara, facciamoci sentire dalla società, chiunque pubblichi su Facebook, su Instagram, sui vari social, pubblicate fotografie di Sansovini con la maglia bianca-azzurra con l'hashtag Sansovini con noi, e metteci hashtag PescaraCalcio, hashtag 1936 solo io, bombardiamo la rete di messaggi. Facciamo capire che vogliamo Sansovini quest'anno per l'ultima volta, per l'ultimo anno con noi al Pescara, perché Sansovini è il Pescara. Ricordatevelo sempre, soprattutto per i più giovani che forse lo conoscono poco. Andatevelo a vedere, andate su YouTube, andatevi a vedere anche i video di Marco Sansovini e i gol che ha fatto con il Pescara. Quindi standing ovation per Marco sempre e comunque uno di noi. Adesso io vi saluto, mi raccomando, raga, pollice in su se vi è piaciuto il video, supportatemi, iscrivetevi al canale, arriviamo il prima possibile a 1000 iscritti, fatemi sto regalo. Ci vediamo nel prossimo video dove parleremo di questo Pescara, sarà un pre-Pescara Pordenone e poi ci vedremo dopo partita di Pescara Pordenone. Ciao a tutti e sempre Forza Pescara. Ciao raga.